Torniamo in diretta sempre sulle frequenze di Onda Radio, la radio del Gargano. L'estate 2016 procede a gonfie vele, boom di presenze ovunque. Secondo qualcuno manca l'accoglienza turistica. Abbiamo sentito il consigliere regionale Napoleone Cera che ha un po' criticato l'accoglienza sul Gargano. C'è stata subito la risposta degli amministratori locali che ovviamente hanno detto non è così perché qui il turismo si fa da oltre 40 anni. Ma noi vogliamo sentire anche la voce di chi ha frequentato alcuni luoghi delle nostre località turistiche. Uno di questi è Daniele Circello, che proprio qualche giorno fa è stato protagonista su una spiaggia di Vieste. Io ho letto il tuo post, intanto buongiorno Daniele. Ciao, buongiorno. Ho letto il tuo post su Facebook e ho ritenuto opportuno chiamarti perché tu ci racconti quello che ti è successo su una delle più rinomate spiagge del Gargano. Non so se possiamo fare il nome, se lo ritieni lo puoi anche fare. Prego. Beh, io ho voluto postare questa esperienza semplicemente non per denigrare assolutamente il territorio, perché se ne parliamo e perché siamo innamorati di questo territorio, perché lo stimiamo, lo frequentiamo, ci lavoriamo ed è il Gargano sicuramente una grossa opportunità per tutta l'Italia e per il turismo del centro-sud Italia. Però purtroppo è bene parlarne, secondo me, di alcuni episodi, anche se sono fortunatamente solo alcuni, però ne ho voluto parlare perché non è un'esperienza che ho vissuto solo io, ma nella stessa spiaggia altre persone avevano vissuto E esperienze se lo similari. diciamo, lo Quindi diciamo per migliorare, giusto Daniele? assolutamente sì, lo diciamo perché ci teniamo che questi turisti, noi siamo locali, forse comprendiamo un attimo di più, però chi arriva da fuori assolutamente non riesce a comprendere questi atteggiamenti, questi comportamenti che non sono, diciamo, consoni al ruolo che si ha. E quindi Allora, quando. andiamo al Prego. sodo, raccontiamo cosa è successo e dove è successo. Allora, dove è successo lo dici tu? Quello Vabbè, che è successo. lo abbiamo anche letto su Facebook, quindi è una spiaggia di Vieste. Che cosa è successo? Che Certo. cosa ti è successo, Baia visto San che... Felice, no? Giusto per. Perfetto. Ecco, noi ci Uno dei siamo posti più trovati. belli, non solo Pronto? del, uno dei posti più belli, non solo del Gargano, ma dell'intero Mediterraneo, anche Ma perché assolutamente, finisce su assolutamente. tutte le riviste patinate turistiche e non solo. Assolutamente, è un paradiso, un angolo di paradiso, però arrivare, diciamo, in questa spiaggia, a questo trovare, diciamo, già l'accoglienza dove parcheggi la macchina, dove si vede una totale illegalità perché non è stato emesso alcuno scontrino né per il parcheggio né tantomeno per quello che abbiamo pagato per l'ombrellone. E non sto discutendo né il prezzo né nulla perché assolutamente i costi ci sono di gestione e questo va bene. Quindi già questa è un'accoglienza che credo non va data al turista che arriva. Poi nel momento in cui sei nella struttura e quindi devi usufruire diciamo dei tuoi spazi, quelli che ti sono stati noleggiati, ti rendi conto che diciamo, hai queste persone che ti controllano addosso se consumi un po' d'acqua in più nel farti la doccia e quindi ti vengono a chiudere bruscamente la doccia e ti dicono basta così e quindi offendendo le persone, parlando in dialetto, non trovando quindi alcun tipo di servizio, ma la cosa più grave è stata quella che nel momento in cui io stavo per andare via insieme ad altre persone, perché non ero solo in questa esperienza, ho portato con me delle persone che non erano del posto locale, ma le ho portate lì per far mostrare, far godere la bellezza di quella spiaggia e siano rimasti tutti atterriti quando questo ragazzino, perché poi era un ragazzino, un adolescente, cioè non era una persona adulta, perché noi per prendere il sole abbiamo spostato i lettini un po' più verso il mare e quindi poi stavamo per andare via, questa persona in dialetto viestano e quindi con modo brusco e grezzo ti viene a dire devi prendere i lettini e li devi mettere sotto l'ombrellone. A quel punto, visto il modo di fare, certamente aggressivo, anche per tutelare un po' l'immagine, cioè, guardi, ho detto io prima in italiano, ma poi dopo, visto che non capiva, ho parlato anch'io in dialetto dicendo guarda che sei stato pagato per questo, per cui prendi i lettini e rimettili a posto tuo, anche perché questo non è un modo di fare. E questa persona, questo ragazzo, incurante ancora
diciamo della figura brutta che aveva fatto nei nostri confronti, nei confronti di questi turisti che venivano da Roma e che stavano con me, e ha continuato nel dire, anzi nel minacciare, dicendo: tu qui non verrai mai più, non metterai mai più piede in questa spiaggia. E questa è stata una cosa terribile, bruttissima, e quindi dove sicuramente è accaduto solo lì, perché in tanti anni che frequento il Gargano non ho mai trovato, diciamo, un'accoglienza di questo tipo, però sicuramente andava raccontata, perché in un posto così bello e incantevole, in un posto dove sicuramente arrivano tanti turisti dal nord e dall'est perché vogliono vivere le nostre bellezze, non possono essere trattati in questo modo. Ripeto, non è un'esperienza solo mia, ma di altri bagnanti anche che stavano lì in spiaggia, e che quindi poi, sentendo questa conversazione con questo ragazzo un po' animata, si sono anche avvicinati raccontando anche la loro esperienza negativa che hanno fatto. Daniele, è un episodio sporadico sicuramente, ma sono fatti che poi danno ragione a Napoleone Cera quando dice che sull'accoglienza c'è da lavorare molto sul Gargano. Ma sicuramente sì, guardi, io secondo me abbiamo un grosso problema. Io dico, noi dovremmo oggi cogliere una grande occasione, perché ci sono queste difficoltà purtroppo per gli altre, per le regioni confinanti, Medio Oriente e quant'altro, e quindi il turismo è più convogliato di nuovo verso il Gargano, e quindi sta popolando la Puglia in maniera eccellente. Però dico, non perdiamoci queste occasioni per dare il meglio di noi. Il Gargano è un'eccellenza dell'eccellenza del turismo. Ovviamente non devo essere io a dirlo, la proposta turistica è variegata, è fantastica, però non possiamo, diciamo, non cogliere un'occasione per mettere personale qualificato, per fare dei controlli maggiori sul territorio affinché queste spiagge, perché io credo che le amministrazioni si devono preoccupare del fatto che le spiagge devono essere gestite da persone capaci, competenti, che garantiscono diciamo qualità e professionalità. Non dobbiamo andare a livelli massimi, ma perlomeno una professionalità media, perché comunque, guardi, io dico, ma è possibile mai che noi da clienti, quando andiamo nelle altre strutture, pretendiamo accoglienza, cordialità, servizio, qualità, buon cibo, e poi quando questi turisti arrivano nel nostro territorio non gli diamo, ed in più parti, non soltanto lì, in più parti, perché esperienze che facciamo, purtroppo troviamo il cibo che è scadente, non troviamo una proposta turistica, non troviamo un'accoglienza adeguata. Io credo che queste discussioni, però, attenzione, non sono dei creatori, lo ripeto, ma sono sicuramente utili per poter prendere coscienza di un problema che alla fine c'è, e che sicuramente non è solo di Vieste, ma è di un territorio molto più vasto. Ma se tutti quanti, iniziamo da Vieste a dare l'esempio, sicuramente il resto del territorio garganico pugliese può prendere esempio, e sicuramente, Daniele, miglioriamo la nostra proposta. Hai detto tutto, sei stato preciso e dettagliato nell'esporre il problema, è un dato di fatto, noi lo dobbiamo registrare, perché noi facciamo cronaca, noi facciamo informazione, e quando succede un fatto del genere, secondo me va evidenziato. Io ti ringrazio, speriamo che questo possa servire da pungolo ai nostri operatori turistici a migliorare ulteriormente l'offerta turistica e l'ospitalità. Grazie Daniele, buona giornata. Assolutamente sì, grazie a voi, arrivederci.